Buongiorno, siamo qui a Compotec in compagnia di Simone Tomei di Nautica Service. Ci puoi raccontare, Simone, di cosa si occupa la tua società? Allora, la Nautica Service è nata tanti anni fa. E è una società che distribuisce prodotti chimici e colore nel campo della nautica, dell'industria e dell'edilizia. E c'è un prodotto in particolare che in questo periodo state utilizzando e proponendo? Il prodotto più venduto per quanto riguarda il ICR è l'S14. E di cosa si tratta? L'S14 è uno stucco di finitura per imbarcazioni, per l'opera morta. Capisco, le caratteristiche principali di questo stucco? È uno stucco che si applica molto bene, si spatola molto bene, può fare un po' di spessore e si carteggia facilmente. La vostra realtà in questo periodo come sta vivendo? Che clima si respira? Ci sono alcuni clienti della nautica, alcuni cantieri che stanno lavorando molto e altri che stanno soffrendo. Speriamo non la ripeto. Rispetto a prima dove tutti lavoravano. Capisco, quindi diciamo siamo qui nella speranza anche di un po' di ritrovato ottimismo. Certo, nella speranza che quelli che soffrono un po' di più magari possano fare qualcosa di meglio. Voi operate in tutta la Toscana, giusto? Noi tutta la Toscana e la provincia di La Spezia. E nel discorso dell'edilizia invece cosa state occupando di recente? L'edilizia soffre molto di più della nautica e per quanto ci riguarda abbiamo trovato nei comuni di Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta, che sono zone ricche, che vivono di turismo, e degli sbocchi nuovi grazie al fatto arrivano tanti russi che acquistano delle ville, nuovi ricchi chiamiamoli, ecco. E chiedono probabilmente ristrutturazione dei edifici. Sì, delle ristrutturazioni o delle costruzioni di extra lusso, un po' come è il mondo della nautica. Chiaro. Però nell'edilizia. Diciamo due fronti su cui siete impegnati e che speriamo in questo 2015 si possa ritrovare ottimismo e spinta. Certo. Io Simone ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Grazie.